Dopo aver rifiutato il rimpatrio, l'atleta bielorussa Kristina Szymanouskaya non è più all'aeroporto di Tokyo. È in un posto sicuro, ha fatto sapere il Comitato Olimpico Internazionale. L'affare è iniziato quando la velocista, iscritta a sua insaputa a una gara dei giochi alla quale non aveva mai partecipato, ha criticato la federazione bielorussa. Avrebbe dovuto correre oggi 200 metri, ma si è lamentata per essere stata iscritta all'ultimo momento alla staffetta 4x400. Ha raccontato quindi di essere stata prelevata e portata in aeroporto contro la sua volontà da alcuni funzionari per prendere un volo diretto a Istanbul. Ha quindi chiesto aiuto alla polizia e denunciato l'episodio in un video postato sui social. Diversi paesi si sono offerti di concederle asilo politico. Chiedo aiuto al Comitato Olimpico Internazionale, sono sotto pressione, stanno cercando di portarmi fuori dal paese. Dal canto suo la Federazione Bielorussa ha fatto sapere che dopo un esame mentale e fisico dell'atleta la sua partecipazione alle Olimpiadi è stata interrotta. Negli ultimi mesi sono stati diversi gli atleti bielorussi a essersi rivolti al Comitato Olimpico Internazionale dopo aver subito intimidazioni in seguito alle manifestazioni di massa contro Lukashenko.